esatto. Bene, bene. Partiamo con un TG subito rapido, rompiamo il ghiaccio almeno. Grazie. No, perché se lei diceva no, lei andava via, perché era la spalla, diceva no, quindi basta, non abbiamo più niente. Vediamo. Possiamo andare? Ok. Perfetto. Ma aspetta un attimo. Vai, dimmi tu quando. Vai. Vado, grazie. L'Accademia della Crusca approva l'aggettivo Bertolaso per indicare le cose fatte a cazzo. Gli appare in sogno Marco Pannella e gli rivela dove vendono il fumo migliore. Adesso questa notizia ha avuto un risvolto abbastanza drammatico. Giovane fuma uno spinello e muore dopo 87 anni di agonia. Drogati che ridono. Individuiamo così di solito. Scambia il manuale di Sciazzo con quello di Ocuto, massaggiatore fa esplodere un cliente. Qua, gli anziani che ricordano che nel guerriero ridono, grazie. Torniamo alla droga, che mi sembra un tema su cui sono sensibile qui. Ingerisce un litro di LSD per sfuggire all'arresto, scappa a bordo di un arcobaleno. Neonazista scambia un hipster per un ebreo ortodosso e lo massacra di botte. Ci sono gli hipster a Genova. E gli ebrei ortodossi? I neonazisti però ci sono, dai, no, almeno quelli. Ma puoi ripetere, scusa. No, non siamo, è che siamo un jukebox, eh. Dopo 500 lire, se ce l'avete ancora, non so che valuta avete, perché non vediamo mai in realtà. Fiorino, va bene. Dopo te la ripetiamo però, se vuoi, se aspetti, poi te la ripetiamo. Ladro riesce a entrare in 800 appartamenti presentandosi al citofono come io. Pare che funzioni. Tenta di emulare il suo idolo Valentino Rossi, quindicenne accusato di evasione fiscale. Lascia il cane in auto sotto il sole, giovane studente vince Masterchef Cina. Provate le funzioni. Un po' di razzismo così, che tanto fa ridere. A proposito di razzismo, Matteo Salvini si sveglia in un mondo migliore e scopre di non esistere. Abbiamo riso, adesso arriva un momento drammatico, una notizia che ci pesa darvi. Non riesco più a scorreggiare, finita la carriera di Massimo Boldi. Massimo Boldi per questo ci ha bloccato su Twitter, si è offeso. Non si sa. No, è vero, non si sa perché, ma ci ha bloccato. Giornalista di Studio Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia. Capita. La Madonna appare a Paolo Brosio e lo spinge in un burrone. Non ne poteva più. Passiamo allo sport. Casa Pound propone di inserire tra le discipline olimpiche il pugilato fascista. Si combatte in 15 contro 1. Passiamo alla TV, censurata la puntata di Art Attack in cui veniva mostrato come realizzare la sindone. A Torino si sono offesi, non so perché, ma si sono offesi. Pessimista vede una luce in fondo al tunnel e va a spegnerla. Musica, Daft Punk in tournée a Napoli, per l'occasione ci esibiremo senza casco. Restiamo nella un leghista che ha riso qui di fronte, bravo. Non mi è piaciuto. Perché, di dove sei? Che si sono offesi? Asti. Allora no, non hai motivi, cazzo ti offendi, su. Restiamo nella musica. Amy Winehouse si riprende dalla sbornia del 2011 e si accorge di essere stata sepolta. Siete stronzi se avete riso. Non è passato abbastanza per ridere. Non mi faccio fermare da un rosso, giovane fascista investito. Scacchista vegano non mangia i cavalli. Partita sospesa. Da 10 anni riceve carbone dalla Befana, bambino disobbediente raggiunge l'indipendenza energetica. Macchinista fa arrivare il treno in orario e viene denunciato per apologia di fascismo. Musica, Fedez esce di casa senza J-Ax e i bulli gli rubano la merenda. Sniffa cocaina tagliata con la farina. Muore celiaco. Medico curante si ammala di Parkinson e finalmente scrive ricette leggibili. Il maestro Muti fa suonare il telefono per ritrovarlo. 10 minuti di applausi. Ora veniamo alla vicenda della
di attualità qualche mese fa, no? Nina Mori, cioè, si masturba e trova nella vagina 500.000 euro che Corona aveva nascosto al fisco. Erano lì, erano lì. Piccolo taglio, eh? Sì. Un tema leggero, passiamo. ISIS. Cane bomba si fa esplodere, è strage. La protesta delle 72 vergini, sì, ma adesso ve lo scopate voi. Il jihadista che spera che sia vero. Geologo smentisce Fabrizio De André, dai diamanti nascono i pompini. Mi ride perché è vero, ci spera, ma è finta questa notizia. No. Devi trattarmi come una principessa, e lui la fa schiantare contro un pilone in galleria. Più principessa di così. Quel negro l'abbiamo visto prima noi, rissa fra Forza Nuova e Casa Pound, 88 feriti. Alleggeriamo, passiamo alla televisione. Alla prova del cuoco finisce il latte. Antonella Clerici munta in diretta. Autodifesa, arriva lo spray all'olio di palma. Oh, tocca ancora a me l'ISIS. L'ISIS bonifica una palude e certi italiani iniziano a vederlo di buon occhio. Permaloso legge il significato di permaloso e si offende. Roma aspetta la metro B e invece arriva Godot. Siete stati a Roma? Che purtroppo è vero. Ricerca rivela la frutta finta previene le malattie immaginarie. Marito distratto trova l'amante della moglie nell'armadio e lo indossa. Sommando le citazioni di Bukowski su Facebook risultano 3 libri in più di quelli pubblicati dall'autore. Smettetela. Berlino, ancora in corso il primo mondiale di cubo di Rubik per daltonici, iniziato nel 1987. Non ce la fa, nessuno vince, non riescono. Esorcista libera un uomo posseduto dal demonio con la manovra di Heimlich. Bambino prodigio mescola Coca-Cola, Fanta e Sprite e scopre un nuovo tipo di diabete. Chirurgia plastica, spende 18,50 euro per assomigliare a Giancarlo Magalli. Sì. Ragazza disgustata dal mondo si rifugia in se stessa, ma trova DJ Francesco anche lì. No. Sì. Il Papa gli ha sparato, peraltro, perché sai che ormai si è montato la testa. Il Papa ai disoccupati, inventatevi un lavoro come ho fatto io. Basta lamentarsi. Basta lamentarsi. Questo era il primo TG che abbiamo stasera.